Se avete aggiornato ad iOS 15.2 e avete anche già visto il mio video che ho rilasciato di recente, beh, avrete capito che sicuramente non si tratta di un aggiornamento banale. Ci sono un bel po' di novità interessanti e infatti ve le ho già illustrate tutte nel mio video. E allora, perché un altro video su iOS 15.2? Beh, il motivo è molto semplice. Con questo video voglio portare alla vostra attenzione alcune caratteristiche e funzionalità introdotte con iOS 15.2 che dovreste assolutamente controllare e poi sta a voi decidere se abilitare o meno. Partiamo dalle mail. Infatti, una novità che è stata già introdotta in passato, ma adesso è stata migliorata, è la possibilità di nascondere la propria email. Come già vi ho accennato nel mio video precedente, per usufruire di questa funzionalità dovete però usare iCloud Plus, quindi significa che dovete pagare un piano iCloud. Però è veramente una caratteristica importante, ve la vado a mostrare di nuovo. Basta andare nelle impostazioni del vostro iPhone e dalla voce relativa al vostro nome utente, toccate poi su iCloud. E infine su Nascondi la mia email. Da questa sezione potete gestire tutte le email, creare delle email false che voi potete usare per registrazioni o quello che volete, e naturalmente queste email saranno funzionanti, le persone risponderanno a queste email, ma tutto arriverà sul vostro account email principale, quindi starà a voi decidere quando usarle e quando meno. In questo modo eviterete tanto spam, tanta pubblicità e soprattutto quando non volete più usare queste email, basta disattivarla da questa sezione e il gioco è fatto, quindi non riceverete più email. E questo è quello che già sapevamo perché già era stato introdotto. Dov'è la vera grande novità? La vera grande novità è che adesso, se voi aprite l'app Mail e provate a scrivere una email, adesso dove troverete da, se toccate su, potete cambiare indirizzo email se ne avete più di uno, come me in questo caso, ma soprattutto guardate, c'è Nascondi la mia email. Se voi toccate su Nascondi la mia email, vi dirà creato un account temporaneo con il quale potete gestire le vostre email. Quindi inviate la vostra email, l'account sarà strano per quella persona e se risponderanno arriverà sul vostro account email principale. Quindi da qui potete gestire tutte le email temporanee che creerete. Ecco quindi l'integrazione che è stata fatta. Questa cosa funziona, lo dico per chi ha anche un Mac, naturalmente anche con l'aggiornamento che è appena arrivato di macOS Monterey 12.1. Ma torniamo al nostro iPhone perché c'è un'altra novità, sempre per quanto riguarda le email. Andando nelle impostazioni del vostro iPhone, dalla voce, questa volta Mail, guardate che da protezione della privacy dovreste abilitare, a mio avviso, proteggi le attività di Mail. Perché dovreste farlo? Beh, forse non lo sapete, però quando scambiate delle email, dall'altra parte ci sono delle persone che potrebbero avere degli strumenti che capiscono se voi avete aperto un'email, dove siete geolocalizzati, a che ora avete letto l'email, insomma, un po' di informazioni. Se non volete che questa cosa accada, attivate questa opzione, che quindi rispetta la vostra privacy. Naturalmente, se toccate su altre info, guardate, Apple vi va a spiegare appunto la protezione della privacy di email, cosa significa. Vi potete leggere tutto e vi dà anche dei consigli, però banalmente in modo veloce vi ho detto le principali funzioni che questa opzione va ad attivare, quindi se volete rispettare la vostra privacy fatelo, io l'ho fatto e vi consiglio di farlo anche a voi. Restiamo sempre in tema privacy perché Apple ci tiene veramente tanto su questo argomento, soprattutto quando è stato rilasciato iOS 15 e col 15.2, se andate nelle impostazioni del vostro iPhone in cellulare, guardate che dalla sezione opzioni date cellulare c'è adesso una nuova voce, limita tracciamento indirizzo IP. È una voce un po' simile a quella che vi farò vedere un po' più avanti, che troviamo anche in Safari. Banalmente il discorso è sempre lo stesso. Abilitando questa voce, e quindi quando userete Safari e Mail, cosa succede? I tracker non avranno accesso ad alcune informazioni che di solito tramite indirizzo IP possono avere, come prima geolocalizzazione, alcune vostre informazioni, il vostro vero indirizzo IP. Con questo maschererete tutto, quindi protezione, protezione. Per completare il discorso sulla protezione, torniamo indietro perché possiamo andare anche nella voce relativa a Safari, sempre dall'impostazione del vostro iPhone, perché qui ve l'ho già detto, ma se non l'avete fatto, fatelo adesso. Abilitate blocca cross site tracking e dalla voce nascondi indirizzo IP. Voi abilitate i tracker, in questo modo sarete sempre più sicuri e protetti per una questione di privacy, anche se siete sotto rete wifi e non solo rete dati quando usate Safari. C'è un'altra chicca poi che riguarda il traduttore, quello integrato di Apple. Sta migliorando, non siamo ancora a Google Translate, però sta migliorando tantissimo.
Sempre nelle impostazioni, se andate su traduci, ora avrete questa nuova voce che si chiama modalità su dispositivo, che vi consiglio di attivare. Questo perché potrebbe succedere che qualche volta non avete a disposizione internet e allora il traduttore cercherà di tradurre in modo automatico offline dai dizionari che voi avete scaricato. Naturalmente per scaricare il dizionario in alto, guardate, c'è lingue scaricate, voi dovete scegliere quale dizionario scaricare, altrimenti non potrà appunto effettuare la traduzione offline. È importante precisare però che sia Siri sia Safari useranno sempre e solo il traduttore online, quindi non c'è possibilità al momento di sfruttare un dizionario offline per Siri e Safari, ma queste traduzioni potete effettuarle offline magari per qualche parola che avete evidenziato oppure avete qualche termine che in quel momento non vi viene in mente per come si traduce in un'altra lingua, potete usare il traduttore in modalità offline. Restiamo sempre nelle impostazioni perché c'è un'altra cosa che voglio mostrarvi. Se infatti andate sempre in impostazioni, ma questa volta alla voce SOS emergenze, guardate che è stata introdotta una nuova voce. La voce è chiama premendo 5 volte, che potete abilitare oppure no. Vi spiego come funziona. Praticamente, come ben sapete, in caso di emergenza potete richiamare tutti i contatti di emergenza tenendo premuto il tasto volume giù e il tasto accensione contemporaneamente per un paio di secondi. Ora però, se questa cosa vi dà problemi perché qualcuno si lamentava che magari in borsa, in tasca, a volte si trovavano per qualche motivo o altro i tasti appunto premuti e quindi scattava questa emergenza non voluta, adesso volendo potete anche disattivare questa opzione e usare invece chiama premendo 5 volte. Quindi basta premere 5 volte di fila il tasto laterale in modo rapido ed effettuerete delle chiamate di emergenza. Un'altra chicca della quale vi ho già parlato ma voglio tornare per precisare una cosa riguarda sempre dalle impostazioni, questa volta la voce privacy. In basso c'è resoconto sulla privacy delle app. Non ritorno sull'argomento, ve ne ho già parlato nel mio precedente video, quindi andatevelo a vedere. Però qualcuno mi ha detto, in questo modo io saprò, ad esempio dall'attività di rete dei siti web, se ho visitato dei siti e non vorrei che questi siti comparissero in questa lista. Beh, ragazzi, avete due opzioni. Voi potete anche, naturalmente, in basso, guardate, disattivare resoconto sulla privacy delle app e quindi questa voce non ci sarà. Però, come ben sapete, se volete che qualche sito non compaia nel tracciamento, ma soprattutto nella cronologia della raccolta dati dell'iPhone, basta usare la modalità privata di Safari. Quindi, se usate quella privata, naturalmente, non verranno raccolti questi dati. È una precisione che volevo fare perché mi sono arrivato un paio di domande del genere e quindi queste sono le due opzioni che potreste usare. Concludiamo con un'altra novità che vi ho mostrato, che potreste secondo me anche pensare di attivare, sempre dalle impostazioni, questa volta la vostra voce in alto, quindi il vostro nome utente, andando su password e sicurezza, questa volta potreste accedere alla nuova opzione che si chiama contatto erede. Il contatto erede, lo ripeto, è un vostro erede digitale, quindi se malauguratamente passerete a miglior vita, questa sarà l'unica persona che potrà accedere al vostro contenuto. Naturalmente dovrà essere fornito di un certificato di morte e soprattutto della password che voi darete a questa persona. Tornando indietro però sempre nella stessa schermata, c'è un'altra voce importante, non riguarda proprio iOS 15.2, ma mi fa piacere che siamo qui perché lo voglio ripetere, secondo me questa è ancora più importante della rete digitale, ed è recupero account. Voi se toccate su recupero account potete impostare dei contatti fidati che vi aiuteranno a recuperare l'account se avete dimenticato la password del vostro ID Apple. Perché tante volte mi è capitato di ricevere richieste d'aiuto che qualcuno magari non riesce più a recuperare la password perché magari ha dimenticato anche l'email o ha cambiato l'email. Insomma, grazie al contatto di recupero avrete una possibilità in più di recuperare appunto il vostro account ID Apple. Credo di aver detto tutto quello che c'era da dire. Non preoccupatevi perché poi su alcuni di questi argomenti, alcune funzionalità, farò anche dei piccoli focus, quindi troverete anche sotto forma di video shorts che arriveranno dove dedicherò 60 secondi a queste caratteristiche, magari con qualche esempio dedicato. Onestamente parlando, iOS 15.2 è un aggiornamento che mi è piaciuto, rispetta ancora di più la privacy. Ora ho fatto un sondaggio, visto che la maggior parte di voi ha già aggiornato, secondo me dovreste aggiornare tutti perché è, ripeto, un aggiornamento molto importante. Anzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se avete trovato qualche problema, qualche bug, perché giustamente dopo un aggiornamento può sempre capitare qualche problemino. Discutiamone insieme, se avete dubbi o domande, come sempre, basta lasciare un commento e io vi risponderò. Noi ci vediamo invece al prossimo video.